Buongiorno Hotcorn, siamo qui a Venezia, Mostra del Cinema, con Niccolò Vivarelli. Grazie per... grazie a te Giovanni, fantastico essere qua. Lui domani ha un documentario sul Sky Arte che esce, My Life is a B-Movie, che è un documentario della vita del suo zio. Esattamente, sì. Io ho sto zio che è un personaggio pazzesco, che è stato quello che ha scritto 24.000 baci per Celentano e poi ha diretto tantissimi film di tanti generi diversi. È considerato quello che ha portato il rock in Italia come giornalista musicale. È un personaggio poliedrico e tra l'altro è stato celebrato qui a Venezia nel 2004 quando c'è stata la rassegna Kings of the Bees, perché uno dei suoi film, Il Dio Serpente, è un cult, e questa era una rassegna patrocinata da Tarantino e quindi è stato anche un momento per rivalutarlo un po'. Quindi insieme poi al co-regista Fabrizio Laurenti, a seguito di questa rassegna, abbiamo capito che valeva la pena cercare di capirlo meglio. Sì, dobbiamo anche dire il suo nome però. Certo, Piero Vivarelli, ecco, Piero Vivarelli, mio zio. Infatti il documentario si intitola Life as a B-Movie, Piero Vivarelli. Ecco, sì, per essere completo. Esattamente. Sì, i suoi film erano proprio un sacco di diversi generi, giusto? Esatto, lui ha spaziato dal musicarello, film come Urlatori alla sbarra, come Rita la figlia americana con Totò e Rita Pavone, cioè i primi film musicali italiani, film con Mina, con Chet Baker e con anche Celentano. Mm-hmm. Poi è passato a fare un film esistenziale che si intitolava Il Vuoto, che poteva essere un film di Antonioni. Da lì è passato a fare Oggi è Berlino, che era un film politico, anche quello molto impegnato in bianco e nero, con una colonna sonora di Armando Trovajoli, è un film un po' la Nouvelle Vague, e poi da lì è passato a fare i film dai fumetti, quindi Mister X e Satanic, dopodiché ha fatto la sua cosiddetta trilogia erotico-esotica, dove c'è appunto Il Dio Serpente, Decamerone Nero e Cronache d'Amore Orientali, e poi da lì ha fatto un film autobiografico molto particolare che si chiama Nella misura in cui, poi ha fatto un film con Moana Pozzi che si chiama Provocazione, un giallo erotico, e poi ha fatto un film girato a Cuba che si chiama La Rumbera. Quindi credo che veramente comprende quasi tutti i generi possibili e immaginabili. Se hai un preferito? Beh, molto banalmente il mio film preferito è il film che ha avuto più successo, cioè Il Dio Serpente, che è un film del 1970, un cult, un film con mia zia, Beryl Cunningham, che era una bellissima donna che è ancora viva, una grande modella giamaicana, e Nadia Cassini, e questo è il primo film che ha fatto Nadia Cassini, che poi è diventata una sex symbol italiana. E anche questa è una colonna sonora bellissima di Augusto Martelli, che in realtà è diventata quasi più famosa del film. Però è un film bellissimo del 1970 che incarna veramente, che rappresenta bene quell'anno. E sua vita sembra che trascorre proprio la storia del cinema italiano. Certo. C'è un filo proprio. Guardando il cinema italiano oggi, vedi qualcuno che sta facendo una carriera simile o forse non è neanche possibile? Guarda, non è per presunzione, ma veramente di Piero Vivarelli ce n'è proprio uno solo. Cioè è un personaggio unico che comunque incarna il periodo in cui ha vissuto. Ed era un periodo dove c'era molta più libertà anche di poter fare tante cose diverse, come ha fatto lui, perché poi appunto ha scritto canzoni, ha fatto film, ha fatto il giornalista, era molto attivo politicamente anche, era un grande sostenitore della rivoluzione cubana, quindi è andato a Cuba, ha conosciuto Fidel Castro. Fidel Castro gli ha dato la tessera del Partito Comunista cubano, è l'unico non cubano, oltre a Che Guevara, ad avere questa tessera. Cioè è un uomo che incarna un po' uno spirito
che non esiste più. E quello che abbiamo cercato di fare nel film abbiamo, diciamo, trovato come chiave narrativa quella dell'intreccio tra la sua vita e i suoi film. E quindi il titolo non è solo un titolo a effetto, ma è veramente un po', l'essenza del film. Sì, infatti lui ha vissuto questo B-movie proprio in ogni maniera. Esattamente. Grazie mille per essere con noi. Grazie a te, Gian. È stato un piacere ricordare di guardare su Sky Su Arte. Sky Arte a partire da domani alle 21:15 e per inciso domani è il decennale della sua morte. Grazie. Grazie mille. Ciao ciao. Ciao.